Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Jurassic World Game. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag Jurassic World Game qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e andiamo avanti in questa nuova puntata. Sto registrando questo video per voi ieri, ok? Quindi sto di sera, sono le 16:56 del 4, quindi di ieri, perché oggi che state vedendo questo video io sono andato ad un colloquio e devo fare un altro colloquio di lavoro, ok? Ho trovato due possibilità molto interessanti in zona vicine, quindi che potrebbero anche dare meno fastidio a me per il canale e tutto il resto, quindi c'è tanta roba. Allora, qualcosa sono riuscito a fare, il problema è che non sono riuscito a recuperare tanti soldi perché c'è un evento che mi piacerebbe fare, ma costa 800.000, soltanto una battaglia, regà. Intanto fatemi levare sto codice Owen, ok, però intanto ho farmato tutto quello che potevo farmare, sono arrivato a 10.000 GV, mi sono anticipato delle partitine da fare con voi. Ho fatto uscire qualche dinosauro, alcuni stanno ancora qua a sopraffarsi, questo l'ho accelerato, quindi tanta roba. E mi sembra il caso adesso di andarci a fare una bella cosina. Intanto la missione l'ho portata avanti, mi è rimasta solo questa maledetta missione. E questo è proprio un problema perché loro danno poco. Infatti, l'ho spostato qua per fargli aumentare quanto danno. Danno 4.200 l'uno. E questo richiede 20.000. 4.200 l'uno, 8, 16, 9, 18. Diciamo che ci siamo quasi vicini. Forse nel dopodomani per voi ci arrivo. Il giro in mongolfiere invece è un problema. E probabilmente ne dovrò mettere altri perché se no non ce la faremo mai. Ci metteremo dei giorni. L'espansione si sta facendo. In realtà io avrei un'altra espansione, infatti guardate, 503.000, ma ne ho 435.000 di soldini, quindi se li uso là oggi non facciamo partite, quindi non mi sembra il caso. Come cioè prende soldi dall'arcade, prende soldi dappertutto, non ho manco fatto questo ovviamente perché è la sera prima, vabbè qualche soldo lo recuperiamo a zonzo. Allora, mi sono preso l'ultima, perché questa sarà l'ultima per forza, chance di stagione, e poi dopo non si possono fare più altri punti, finiscono le missioni, 23 ore, manca un giorno. Quindi, ottieni. Andiamoci a aprire l'ultima chance di stagione. Nessun dinosauro. Ok, va bene così. Sono stato sfortunello, come dite sempre voi. Mordoghino con le chance di stagione non va. 260 GV. Comunque siamo a 10.775. Quindi ci apriremo sicuramente l'oro puro. Allora, andiamo a fare così. Vediamo un po' com'è la situazione. Ah, devo andare a prendere questi perché questi ovviamente sono sbloccati. Perché quando avete visto voi il video erano 4 ore, quindi adesso ci sono. Allora, questi sono quelli della prossima. Fatti con un po' di DNA, mi sembra 50 DNA a botta più le pubblicità. Allora, questo andiamo a prendere intanto. Che so, ciccia. Oh, beh, la ciccia ce l'abbiamo. Quella non ci manca. Ovo, quella non ci manca. Assolutamente. Poi ci abbiamo ovviamente i 10 qua. Sperando nei dinosauri. Mi sa che abbiamo preso un dinosauro. Vedo un per uno. Brachiosauro, tanta roba. Ok, oddio, pure l'Egnosauro. Tutti e due l'ho presi. Ma che fortuna. Un bel po' di DNA che sono buoni. E del DNA 150 che diventano 600, buonissimi. Ok, ci è andata molto bene. Allora, la fortuna è che questa costa 8,40. In realtà noi con le prossime missioni dovremmo prendere del coso per fare l'oro puro. Quindi ci dovremmo rientrare. Però a sto punto, tanto ce ne ridà altro. Possiamo fare pure così. Allora, questo è Giganotopis, sicuramente cerchiamo di prendercelo. Che cosa dà però più che altro questo oltre Giganotopis? Il Diprodonte, che sinceramente io ce n'ho pochi di sti cosi, del DNA della ciccia, ok? Io spero che arrivi molto presto il mercato, così cominciamo a fare change e quando mi manca qualcosa posso sacrificare l'altra roba. Allora, facciamo così. Sì, DNA GV. Andiamo a prenderci il nostro, stupendo, intanto vedo messaggi. Ok, vediamo un po'. Oro puro 10.000. Mi piace. Vai, oro puro per noi. 199.000. Io già vedo un bellissimo leggendario laggiù. 1.900 DNA. 500 dino dollari stupendi. E siamo a 6.000. E l'altro Baryonyx. Posso farlo doppio, regà. Doppio 650. Raddoppia 1.300. Ovviamente di quelli una parte se ne andrà perché l'andiamo a mettere come abbiamo detto qui. Ok, 840, perfetto, e ci avviciniamo al fedeltà diamante. Potremmo anche fare questo perché tanto il DNA ce l'abbiamo. Facciamo anche questo. Vai, prendiamo pure il Raciasauro per la prossima volta. Ma posso farlo più volte? Ok, 20 è massimo. Dino dollari
Che mi dà Sarcosugo e ciccia. No, sinceramente questo è un po' troppo costoso per i miei gusti. Però abbiamo fatto un bel pienone per la prossima volta. Allora, adesso siamo pronti. Comunque abbiamo un sacco di dinosauri a fare, quindi non posso mettere nulla di nuovo, se non mi riempio. Al massimo posso mettere qualcosa di piccolo, piccolo per modo di dire, anche perché tanto alla storia non possiamo andare avanti. Qualcosa che mi manca. Gli acquatici, diciamo che stiamo discretamente. Cominciano a mancarmi proprio questi. Quindi l'anficione da mettere a fa sicuramente. 9 ore, tanta roba. Ok, quindi intanto ci prendiamo i soldini. Intanto si è glitchato per qualche secondo. Si è visto probabilmente lo sfondo. Il mio computer. Allora, eventi predisposti. Oggi mi intreccio perché è tardi e fa caldo, ragazzi. Allora, ci abbiamo branco di dinosauri. Rivendica il tuo territorio. Questo no, perché costa parecchio e probabilmente lo terrò per completarlo. Anche perché tanto manca un giorno e 21 ore. Quindi potrò registrarlo anche domani, senza problemi. Branco di dinosauri. Dai, partiamo con questo. Sconfiggi 7 avversari. Allora, ho notato solo adesso che ho una problematica importante. Io ho fatto le partite oggi con quelli grossi e quindi ho tutte le ore occupate. Quindi non so se riuscirò a fare gli eventi. Ma ci proviamo. Intanto questo penso che con un Velociraptor e qualcos'altro di diverso potrei portarmi il solitario di Rodriguez. Lo dovremmo riuscire a portare a casa. Mi porto uno dei piccoli, un Tapeciara. Ok, proviamoci. La vedo molto brutta. Mi sa che dovrò usare un po' dei dino dollari che ho recuperato oggi, mannaggia a me. Pure io però. Vedi che succede a registrare prima, che poi non ti ritornano più i conti. Sconfiggi 7 avversari. Ovviamente sono avversari abbastanza easy, quindi menamogli dei cattiveria. Sono pirla, infatti non devo portare sti dinosauri forti. Mi devo portare solo il coso qua, il bellissimo solitario di Rodriguez. E amo fatto. Ok, quello c'ha due. C'ha uno in difesa, die. Perfetto. Guarda che spreco. Mordug è un pirla, lo dovete sempre dire. Ricordatelo a Mordug. Ah, comunque ho notato che qualcuno di voi mi ha chiesto questa cosa interessante, di fare dei video reaction sui vostri account. Quindi vi chiedo, se siete interessati a questa cosa, di mandarmi dei video all'email, che la trovate tranquillamente qua sotto. È febbugteam@gmail.com, che è quello ufficiale, con scritto che è il video per Jurassic, e casomai io lo aggiungo in qualcuno dei nostri video come reaction al vostro account. Oppure, se volete, per farla più semplice, mi potete mandare un'immagine o delle immagini interessanti del vostro account, tipo, che ne so, il dinosauro più bello, il vostro dinosauro più forte, la vostra disposizione del coso, come si chiama, del terreno, come avete messo, insomma, la roba, insomma. Ok, intanto io sto sparando a casaccio gli attacchi mentre chiacchiero con voi. E ovviamente io, se riesco, li metto nel video e li faccio vedere anche agli altri, così possiamo fare dei bellissimi confronti. Ma comunque questo è stato lo spreco più grosso della vita, usare tutte queste unità. Vabbè. Allora, ho tirato un 3. No, ha difeso 3. Oh, per una volta che sono stato prudente, mi ha fregato, eh. Per una volta che sono stato prudente, mi ha fregato. Vabbè, allora proviamo a andare di 4. Mo' io vedo. Ho tirato 5, ho sbagliato. Vabbè, è uguale. Ciaone. Ti eliminiamo e basta. Potevo fare solo le Velociraptor, sono proprio un pirla. Lo dirò 20 volte. Velociraptor Gen 2 era grossino, però. Aia. Ok. E ti dirò un bel 3. Anzi, un bel 4 a secco, che ci frega. Tanto manca lui e basta. Oh, però sto Velociraptor era un attimo carino, Ok. Abbiamo preso la nostra robina di ricompensa a bronzo. Ovviamente ce la prende un Tapeciara. Guarda, l'avevamo utilizzato prima. Tapeciara. 2,60 GV, quindi ricominciamo a salire. Ci andiamo a prendere ovviamente la robina qua. Grazie. Completa evento. Questo non penso che riusciremo a finirlo. L'avremmo finito in maniera normale, ma così non ci riusciremo. Va bene, queste sono le missioni precedenti. Un po', proseguiamo. Eventi. Allora, ci abbiamo a disposizione questo, che però, diciamo, ci dà un dinosauro, non ci dà la bustina. Potrebbe dare anche la bustina, però, insomma. Costa 50.000, quindi lo possiamo fare, siamo a 526.000. Pterodattilo, ovviamente, vediamo un po' che roba c'è là. Grandicelli, ragazzi. Allora, la cosa che mi preoccupa a me è sempre lo svolazzante. Io non ho svolazzanti medio-alti. Perché il Tapeciara ancora non è alto. Sì, il Zhangopter ancora non è alto al massimo.
tentiamo la sorte. Allora, questi sono troppo bassi. Andiamo di eco medio, questo qui, questo più piccolino, che è il 10. E contro un acquatico. Sono doppio acquatico. Porca miseria. Se giangoptero piccolo. Spero di farcela più che altro. Speriamo. Dovrei riuscirci, regà, eh. Allora, azzardiamo con un bellissimo attacco di Zhejiang, proprio bam, secchissimo, così cominciamo subito a far capire la nostra presenza. Vediamo l'Ittiosteka se decide di attaccarmi. Potrebbe farlo perché così mi abbassa lo Zhejiang, infatti. Non lo elimini, sei sfortunello, mi dispiace per te. Io ho due attacchi, ti elimino e tu mi elimini lo Zhejiangoptero con uno, mi sa. Mi sa, gli basta uno. Sì che gli basta uno. Gli avanza pure. Ok. Attacca, ovviamente. C'ha uno che sicuramente sarà in difesa. E quindi noi per eliminarlo non lo riusciamo ad eliminare. Cazzarola. Questa è una brutta cosa. Allora, potrei fare un 1-2. Perché ho paura che qualcosa la passi. No, non ha scambiato ancora. Però potrebbe cambiare. No, attacca 2. Buono per noi. C'ha uno in difesa. Probabile. Quindi io per eliminarlo dovrei fare così. Vai, 4-2. Perfetto. Pterizinosauro buttato giù. Ok. Quindi mi scuso oggi, ragazzi, se la puntata viene o più corta o più povera, insomma. Perché ovviamente c'è tanto da fare, ma non l'ho potuto fare. Come ovvio che sia. Però almeno vi ho lasciato l'oro puro e ve lo gustate. Portato a casa. Anche perché ho trovato due leggendari più quello lì dell'oro puro sono tre. E oggi è giornata importante. Sono per qua dei leggendari. Ah, il Trinacromero. Non me lo ricordo se ce l'avevo, raga, in precedenza, ma mi sembra di no. Ok, allora, che eventi ci sono rimasti? Ecco, quello brutto per modo di dire, perché comunque potrebbe dare anche il Coloborinco. Il problema è anche se ce lo dà, non lo sblocca, quindi è un problema. Ok, la problematica è che sono grossi. E quindi devo sbloccare per forza qualcosa, raga. Mi sa che mi tocca fare dei giochi che non volevo. Ok. Il primo, ipoteticamente, potrei anche andare con qualcosa di piccolo. Cioè, di piccolo nel senso che c'ha meno vita. Però è tanto rischioso fare una cosa del genere. Io mi azzarderei a metterlo dopo, quindi facciamo così. Qui c'è un bellissimo tirannosauro, 1037-390. Potremmo azzardare con lui. Oppure mi porto giù il Baryonyx. Mi porto giù il Baryonyx. Ok, poi mi porto un acquatico per buttare giù Utahraptor. Quindi mi porto il Diplodator. E mi porto Metricantosauro come ultimo. Dovremmo riuscire, eh. Dovremmo riuscirci così. Ipoteticamente parlando come sempre. Anche perché il Baryonyx c'ha tanta vita. Quello è il grosso vantaggio. Non è tanto l'attacco potente della variante. E poi è 8 perché ancora non l'ho potenziato. Ma lo mandiamo al 10. Bellissimo, un altro Baryonyx. Ok. Mi ha abbassato leggermente Baryonyx. Nessun problema. Anche se dovesse morire non è un problema grosso. Anzi, andiamo a potenziare il nostro dopo. Dipende cosa vuole fare lui. Potrebbe attaccare due? Azzarda? Azzarda? Azzarda e ci riesce. No, Baryonyx è ancora vivo. Ma che stai a dire? Oh, tanta roba. A sapello. Raptor, Stygimoloch ovviamente erbivoro, ovviamente è un 3, attacca 3 mi ammazza uguale, quindi lo farà. Non è un grosso problema, diciamo che alla fine tanto facciamo così. A parte che potrei anche non farlo, attacco col Diplodator, ciaone. Arrivederci. Olè, e ci portiamo a casa pure questa VIP. Niente male ragazzi, niente male. Non stiamo andando per niente male, nonostante abbiamo un sacco di dinosauri bloccati. Un po' di soldini, 19.000. Un inseguitore solare, come se ci mancassero. E un bel Pelicani Mimo. Vediamo un po' che c'è da GV65 raddoppiato 130. Non mi devo lamentare, assolutamente. Lega Preda non ci interessa. Oh, quante belle. Quanti bel DNA. I DNA del Jurassic e non solo. Ok. Andiamo avanti. Allora, che possiamo fare? Cioè, abbiamo ancora un sacco di tempo, raga. Quindi possiamo andare a fare questo. Così ce lo leviamo. È un 1, no? Evento 1 che ci dà la bustina che dà il Dilocorin Chops subito. Dà 100 dino dollari, 39.000 di ciccia e 380 DNA per tutta la superficie.
pulitissimo, che lo possiamo fare con molta tranquillità. Allora, vediamo un po' se ho delle possibilità più piccole, però mi sembrano tutti grandicelli, lo sai, vedete, vi dico. Andiamo per... Più che altro, guardate la cosa assurda. I miei rari, sono tutti della stessa tipologia. Enodo, Umonosauro e Temnodontosauro. Porca miseria, ci sto a far caso mo. Sapete che facciamo, basta. Enodo. Mo se li fa tutti l'Enodo, guarda, eh. È possibile, però. Non devo sottovalutare sta scelta. Facciamo così. Pam. Enodo. E contro quello lì ci vuole un piccoletto di questi. Dai, yeah. Equilibriamo le cose. 100.000 monetine per fare questa battaglia. Ok, ovviamente il primo, diciamo che è una sorta di sacrificio. Ci sta. Niente male. 2. Attacca. Attacca secchissimo. Non è un grosso problema, perché noi adesso con un attacco solo, perché è 3.30 e lui è 3.30, facciamo sbam. Sbam. E ci portiamo a casa anche questo. Ok. Vediamo un po', Prognatodonte. Prova ad attaccare. Non so perché questa scelta importante. Attacca 2. Noi con un attacco lo buttiamo giù, perché ovviamente siamo più forti contro quella tipologia. Adesso ci troviamo quello forte contro di noi. È un 180 che però non penso attaccherà, perché c'ha 3 che fa attacca 3 a sbuffo. Attacca 2 però. Ci ha provato il ragazzo. Nessun problema, ha fatto tutto l'Enodo. Ha fatto bene a non mettere gli altri grossi. Ha fatto benissimo. Ok, ci sta. Portato anche questa a casa. Oggi stiamo facendo un ottimo lavoro e in poco tempo. Dolichorinchops, 380, 100 dino dollari, 39.000 di ciccia. Dolichorinchops, che poi lo metteremo a fare sicuramente. 325 GV, 350, no, 650, che cosa? E abbiamo, aspetta, l'abbiamo sbloccato. Ce l'ha sbloccato, lo possiamo fare. Wow, tanta roba. Allora, mo il problema sarebbe questo. Noi potremmo fare pure un paio di due. Però guarda che grossi. Cioè, dovrei shopparmi tutti loro per ricaricarli. No, raga, me li tengo per domani, perché almeno c'è battaglia. Ok, possiamo fare una cosina qui. Oppure possiamo farci un livello battaglia. Vai, livello battaglia. Ok, non so se siamo a livello. Ne sa proprio di no. Potremmo azzardare, visto che loro sono due. Portiamo ancora su con Diplodator e un Alangasauro. E poi ci fermiamo, raga. Facciamo una puntatina un po' più corta oggi. 20 minuti. Ok. Intanto mettiamo uno da parte. Anche se comunque siamo in vantaggio. Ok. Niente male. Non ha attaccato, ovviamente. E noi potremmo azzardare con un altro 3. Perfetto. Ha difeso. Ha un 2, anzi un 3. Potrebbe attaccarmi. Potrebbe azzardare, che fa? Non attacca, ovviamente. Allora, io farei, per eliminarlo mi servono 3, 4, ma buttiamoci tutto quasi. È un grande sbaglio, però tanto che ci frega, sono 2. Il Colasugo ha fatto da solo, in pratica. Ok, quello è un 5, potrebbe eliminarmi il Colasugo. Perfetto. Infatti ce lo elimina con grande tranquillità. Allora, noi possiamo fare un bel attaccone di quelli grossi. Facciamo switchino con la langa. Perfetto. E si porta a casa Parasauro Lofo. Ale. Ok, abbiamo fatto questo livello battaglia, se non erro era. Sì, 2250 DNA. E che livello battaglia c'è dopo? Ci sblocca l'Archeoterio. Carino. Chissà se possiamo farlo al volo. Allora, la problematica è sempre la stessa, però vedo che c'ho un Gorgosauro qua. Ma il Gorgosauro è carino. Oh, possiamo farlo. Secondo me possiamo far così. Dai, azzardiamo. Azzardiamo per modo di dire. Andiamo belli cattivi più che azzardare. Ok, intanto abbassiamo subito il Pachycephalosauro. L'abbiamo lasciato a 31, forse farà switch. Che 31 è veramente poco. Infatti fa switch. Rajasauro non attacca, ovviamente, non gli conviene. Ma a noi conviene invece mettere da parte, perché lui poi se ci attacca 3, a parte potrebbe attaccare 2 e basta, eh. Non lo fa ancora, benissimo. Noi potremmo pure, bam,
Perfetto, Raciasauro, anche perché dopo c'ho altri due dinosauri, quindi pure se mi ammazza il Gorgo non è un problema. Infatti attacca 5, probabilmente Gorgo va giù, anche con 4 penso. No, attacca tutto, ok. Perfetto, e adesso noi lo eliminiamo con il nostro posto sugo. Io sopravvaluto troppo le battaglie perché vado troppo con i numeri, invece devo andare pure alle situazioni. Io mi scordo di pensare alle situazioni. È sbagliato. Ok, livello battaglia... Qual era? Vediamo un po' a quale siamo arrivati. Abbiamo sbloccato intanto la possibilità di fare l'archeoterio. Quindi tanta roba e ce ne dà pure uno. Ottimo, così. Livelli battaglia 45 ovviamente deve arrivare al 45 e dà altro DNA. Ok, intanto vedo tutti i bei livelli battaglia, che bello. Livello 50 finiscono? Non mi ricordavo sta cosa. Ok, allora, ovviamente abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Ragazzi, oggi la facciamo così, la facciamo un po' più cortina. Perché ovviamente avevo meno cose, avevo meno farm, avevo meno soldi. Non vorrei rischiare di andare veramente troppo giù di gold. Abbiamo fatto un oro puro, abbiamo trovato 3 leggendari, tanta roba, e abbiamo fatto dei livelli battaglia importanti. Abbiamo sbloccato anche altri dinosauri nuovi, quindi fantastico. Arriviamo a 1000 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag Jurassic World Game qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo nel prossimo video.